schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, o meglio il glitch dei soldi semplificato, ancora più facile, senza tempi di attesa e senza veicolo Pegasus. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di un'auto di strada, la base operativa piena e dentro la base operativa ci deve stare il veicolo che noi vogliamo duplicare. A questo punto ci dirigiamo verso la base operativa. Facciamo comparire il messaggio base operativa piena, tasto PS, torniamo in game e aspettiamo giustamente che ci appaia il pallino giallo. Una volta che ci appare il pallino giallo dobbiamo premere il pad, far comparire il menu interazioni. Io adesso vi faccio vedere più o meno dove dovreste spingere il tasto cerchio per togliere il pad. Qui ragazzi, quando vedete che il veicolo sta scendendo dalla base operativa, premete il pad. Adesso vado a farvelo vedere in pratica proprio. Quindi ora vedete che ero appena uscito dalla base operativa, poco ho premuto il tasto cerchio, ragazzi, è semplicissimo. Una volta fatto ciò entrate nella base operativa, a questo punto quando siete dentro ragazzi prendete e non sostituite, quindi fate cerchio e poi X per ovviamente per non sostituire, vi dirigete all'auto che volete duplicare, possibilmente ragazzi una custom, un'auto di Bennis che è meglio di tutte, con targa personalizzata, ci salite, accelerate, vi porterà fuori ragazzi, premete triangolo per scendere, subito triangolo per risalire. Quando vi comparirà la schermata base operativa piena, l'accettate e vi allontanate con il veicolo, ragazzi. È veramente semplicissimo. Io adesso qui mi allontano un pochino. Tornate ragazzi alla base operativa e vi dirà base operativa piena, schiacciate X per sostituire e sostituirete una LG RH8 di quelle normali che avete comprato a $0. Ragazzi, io mi raccomando sempre, ve lo dico sempre, dovete duplicare auto di Bennis perché le altre auto non pagano un cazzo, vi dà il blocco dei 50.000 e la prendete nel culo. Voglio vedere quante volte ve lo devo dire, proprio, cioè siete veramente coglioni che non riuscite a capire sta cosa. E poi in primis la targa personalizzata, ragazzi non vi offendete quando vi dico coglioni, però se mi continuate a fare le solite domande e mi continuate a dire ah ma io ho duplicato un'auto però mi dai il blocco di 50.000, fatevele due domande e datevi due risposte. Perché vi dà il blocco di 50.000? Perché avete duplicato un'auto di lusso, ragazzi. Mi sono stancato di ripeterlo. Comunque, quando fate le duplicazioni, fatelo con le targhe personalizzate, ragazzi, perché almeno potrete evitare diciamo problemi con il blocco giornaliero. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video.